Ben ritrovati dal vostro Raffaele Russomando in conduzione e anche dal mio amico e collega Diego Rinaldi. Ciao Diego, ben ritrovato, come stai? Tutto bene, ciao Raffaele e ciao a tutti gli amici che ci seguono. Allora, apriamo subito col botto questa trasmissione, ma non è per via di Giaccherini che nel frattempo comunque è diventato un nuovo calciatore azzurro nel frattempo. Quindi ne prendiamo atto, così come prendiamo atto che in diretta con noi, e appunto per questo apriamo col botto e sicuramente sarà d'accordo anche lui, Angelo Angelotti del Napoligno. Ciao Angelo, come stai? Ben ritrovato. Buonasera a tutti. Ormai abbiamo questa fama di essere abbastanza esclusivi con le nostre dichiarazioni e i nostri appuntamenti. Forse tra i pochi nel panorama napoletano, diciamo. Ah, beh, sì, decisamente, decisamente. Con un'eccezione, che ieri ha fatto una domanda Ecco. scomodissima a De Laurentiis. Finalmente qualcuno fa anche domande scomode. Chiaramente ti presento anche il buon Diego Rinaldi in via ufficiale, visto che l'abbiamo fatto in apertura, te lo presento anche dopo il dietro le quinte. Ciao Angelo. Ciao, buonasera, ciao, ciao. Allora, cominci tu, Diego, con una domanda al buon Angelo. Beh, sì, allora a questo punto io vado subito al sodo. Vai, vai, vai. Penso che in questi giorni sta tenendo banco subito la vicenda Higuaín e voglio Ecco, chiedere ecco. ad Angelo cosa ne pensa di tutto questo casino che si è venuto a creare e se soprattutto Higuaín ha qualche possibilità di restare a Napoli, visto che in tanti ormai lo danno per sicuro partente. Partente, ecco. Allora, partiamo da un dato, e cioè dal fatto che abbiamo una società sportiva che detiene il titolo sportivo che rappresenta la nostra città, che vuole sostanzialmente fare profitto, come qualsiasi società che diciamo, agisce sul mercato. Anche De Laurentiis è legittimato a fare profitto, cioè lui investe dei soldi, rischia i suoi soldi e vuole fare profitto. Partendo da questo dato di fatto, e lui è iniziato chiaramente, come tutti sappiamo, 12 anni fa, quando ci trovavamo nella cacca, come ha detto Come ha lui. detto proprio Lui lui, ha sei iniziato. politically correct perché siamo comunque in radio, Non ho capito, scusami. sei politically corretto politicamente, volevo dirlo in inglese, non mi è riuscito, però va bene lo Sì, stesso. no, però allora partiamo da questo dato di fatto. Lui ha comprato 12 anni fa una 500 che è diventata una Ferrari, Esatto. grazie anche a noi tifosi. Diciamo che ha comprato questa 500, è diventata una Ferrari e nel frattempo, mentre questa 500 diventava una Ferrari, è riuscito anche a costruirsi una casetta, facciamo insomma per far capire alle persone. Cioè lui ha comprato una 500, con questo investimento che ha fatto è riuscito a farla diventare una Ferrari e nel frattempo ci è uscito pure qualcosa di soldi e si è costruito una casetta. Questo diciamo è una metafora, va bene? Uno Eh è beh, un certo. racconto. Allora, questo signore ha chiaramente detto ieri che noi già abbiamo vinto, già è tutto bene, lui deve far andare avanti questa macchina senza andare in rosso, che vuol dire che deve fare in modo che i bilanci quadrino e che se c'è da vendere si vende, perché il senso del discorso che ha fatto De Laurentiis ieri è questo, cioè ragazzi c'è poco da fare, si è vinto, stavamo nella cacca, i conti, lui due bilanci sono in rosso, quindi deve recuperare anche dei soldi, non vuole investire ulteriormente e mettetevi l'anima in pace, anzi mettiamoci l'anima in pace, se arriva qualcuno che paga la clausola, forse la Juventus piuttosto che il pizzichettone, Higuaín ci saluta e se ne va. Ecco, Allora la ecco. domanda che ci vogliamo fare noi, perché siccome lui è avidissimo da questo punto di vista, ma ormai un film già visto perché l'ha fatto con l'Alessi, l'ha fatto con Cavani, cioè lui sposta sugli altri, proietta sugli altri quello che vuole fare lui, cioè adesso noi Ecco. tutti quanti ce la stiamo prendendo con Higuaín. Allora, io su Morante, devo dire la verità, a me il comportamento di Higuaín è veramente pessimo, questo detto proprio tra noi, perché basta prendere una posizione chiara, dice sì, guardate, invece di farlo dire al fratello, dice sì, guardate, però stiamo parlando di altri uomini, noi ci ricordiamo gente come Maradona, che abbiamo avuto campioni che avevano anche l'autorità morale, no, odio vero, il carisma più che autorità morale, il carisma è dire quello che pensavano, quindi. Higuaín invece sta facendo parlare il fratello, però il discorso è semplice. De Laurentiis si è
arriva la proposta è ben felice di venderlo a Higuain, perché certo. Si chiama 94 milioni che, scordiamoci, lui reinvestirà, perché quei soldi non li reinvestirà. Dici non tutti, dici non tutti. No, secondo me non di no, ma figurati, De Laurentiis si investe tutto, ma quando De Laurentiis si comprerà... Ma io te la devo fare la domanda provocatoria, caro Angelo. In tutto ciò. E beh, intanto deve venderlo, partiamo da questo presupposto, poi vediamo. Parliamoci chiaro, davanti a 94 milioni, soltanto Moratti probabilmente non lo avrebbe venduto. Vabbè, a parte che ci sta la clausola, quindi lo deve vendere per forza. Non è che certo. Siamo lui la clausola l'ha messa fondamentalmente per venderlo. Perché se uno non vuole vendere la clausola, non la mette, giusto? Allora ha messo la clausola perché dice: se arriva un pazzo, paga 94 milioni che mi fanno felice, io lo vendo. Perché lui fondamentalmente non è uno legato alla squadra, alla città, all'identità, come qualcuno sta cercando di farci credere. Lui non se ne può fregare di meno. E io lo condanno per questo. Allora, se ragionando a mente fredda, no, non lo condanno, perché un imprenditore fa il suo lavoro e ha. Ragionando da tifoso lo condanno, perché tu stai speculando sulla base, perché quando vuoi lui, allora Napoli è questo, Napoli è quello, la napoletanità. Quando gli serve fare gli abbonamenti o vendere i biglietti per la partita di credo, quando invece parla perché non ha schermi davanti, fa i discorsi che ha fatto ieri. Il discorso poi noi abbiamo prendeso, abbiamo manipolato, il discorso che ha fatto ieri è a pari l'ha fatto 2 o 3 anni fa, quando disse: non avete mai vinto un cazzo, che cosa volete? E non ti ho censurato poi, perché hai riportato testuale. Vi ricordate come ti aveva detto? Ha detto, quindi cioè, quello che ha detto ieri è un già sentito, cioè non ha detto nulla di nuovo. No, ma infatti Angelo, scusa se ti interrompo, a me sembra di vedere lo stesso film di 3 anni fa quando c'era ancora Cavani, e lo stesso Cavani ribadiva continuamente: il presidente sa quello che voglio, e non credo si riferisse ad un alto ingaggio, ma credo si riferisse alle stesse cose che pretende oggi Higuain, c'è una squadra competitiva. Higuain, Nicolas e anche Gonzalo, chiaramente, tutte e due. Ragazzi, ma poi è pure un discorso, cioè voglio dire, ormai De Laurentiis è tanto conosciuto a livello internazionale, cioè lui sta dando anche il pretesto a Higuain per poter dire certe cose, perché lo sanno tutti che lui non vuole vincere, cioè lui non farà mai una squadra per vincere, se capita che vince, allora va bene, ma altrimenti lui l'ha già detto che vincere è da provinciale, abbiamo già vinto, ma se vinciamo a fare, vincere porta debiti, vincere porta al fallimento, cioè, allora il problema, io ormai ho il pelo sullo stomaco e me ne sono fatto una ragione, però mi dispiace per quei tanti tifosi che stanno seguendo il Napoli in trasferta, che magari fanno il mutuo per comprarsi l'abbonamento o fanno le rate per comprarsi l'abbonamento, che hanno una malattia che poi è una base del tifo nei confronti del Napoli, che la devono smettere di farsi prendere, di prendere in giro da questo signore, che devono farsene una ragione. E Napoli è questo, per carità, una squadra che gioca bene come ha giocato l'anno scorso, però poi io voglio farvi una domanda: ma sì, l'anno scorso il Napoli ha guadagnato il secondo posto o ha perso lo scudetto? No, perché secondo me ha perso lo scudetto, non ha guadagnato il secondo posto. Anche per me ha perso lo scudetto, perché una squadra che chiude da campione d'inverno il girone di andata ha il dovere a gennaio di rinforzarsi con 2 giocatori che le permettono di arrivare fino in fondo, cosa che non è accaduto per l'ennesima volta. Ed era già successo quando ci siamo giocati lo scudetto con Milan, con Mazzarri. Ecco. Ma Angelo, se tu ricordi bene, è successo anche nell'ultimo anno di Mazzarri. Perché il Napoli, io ricordo benissimo, a gennaio, dopo Parma-Napoli, quando vincemmo 2-1, il Napoli era -2 dalla Juventus. È successo anche in quell'occasione. E quest'anno c'è stato il non c'è 2-3. Esatto, ma voi ricordate con Milan, a Milano arrivarono, se non sbaglio, arrivò Cosimo e Cazzano e Van Bommel. A Napoli arrivò Victor Ruiz e Mascara. Allora, questo è alla base di tutto ciò, c'è anche una profonda mancanza di conoscenza del calcio. Questo signore, che io rispetto, per carità rispetto, però non ha l'umiltà di ammettere la sua mancanza di conoscenza di un mondo che è particolare,
70-80 dove si poteva improvvisare. Questo è diventato un business che ha dei suoi meccanismi, ci vuole una conoscenza particolare, ha bisogno di uomini chiave, di punti chiave, cosa che il calcio Napoli non ha. E la Juventus c'ha Marotta, c'ha Parati, c'ha tutta una struttura di spalle che è spaventosa, ma vi dirò di più, se continua così il calciomercato, lo scudetto quest'anno verrà assegnato a dicembre. Perché la Juventus sta facendo un mercato super per vincere la Champions, per giocare, ma le altre squadre, ma a parte il Napoli, ma la Lazio, la Fiorentina, il Milan, l'Inter, il nulla assoluto. È vero. Infatti ci stiamo avviando a vedere un remake dei 5 campionati precedenti, perché la Juventus secondo me, anche se cede Pogba, ne uscirà rinforzata, perché sicuramente quei 100-120 milioni verranno reinvestiti in più ruoli. E ti dirò di più, guarda Angelo, se la Juve cede Pogba, io non credo che prenderà Cavani, ma ho il sospetto che possa puntare dritto a un altro ex Napoli, che è Cavani. Cioè, e a quel punto credo che sarà proprio il Paris Saint Germain forse a soffiarci via Higuain. Oggi discutevamo tra di noi e diciamo che attualmente, diciamo, la Juventus non ha mai fatto degli investimenti così grossi nella sua storia. L'unico che potrebbe fare un investimento folle, perché si tratta di un investimento folle questo, è proprio il Paris Saint Germain. Esatto. Che potrebbe cedere Cavani e prendere Higuain. No, ma anche perché la Juventus il centravanti lo deve fare assolutamente. Esatto. Per forza. Manca, è l'unico tassello che manca. Poi il resto, cioè, diciamo la verità, la Juventus è riuscita a fare una difesa, a trasformare una difesa che era di Onesti, Fabbro Ferrari, nella di una delle difese più forti al mondo. Parliamoci chiaro. Parla di numeri, d'altronde. Cioè, ma voi vi ricordate che era Barzagli, Chiellini e Bonucci 5 a 5, 6? Se noi 6 anni fa avessimo detto a Barzagli, Chiellini e Bonucci che sarebbero diventati i 3 difensori più forti al mondo, probabilmente ma pure loro ci avrebbero fatto internare. No, anche perché provenivano da squadre, il Livorno, il Bari, lo stesso Barzagli era reduce da annate poco felice al Wolfsburg. Sono giocatori che si sono rilanciati poi con la maglia della Juventus, insomma. Ma lo stesso Buffon che c'ha l'età che c'ha, signor, c'ha l'età mia, tra le altre cose. Ecco. Parliamo di un signor, noi ci abbiamo, tra l'altro adesso abbiamo anche il rebus portiere noi. Perché Reina si è... Allora, ecco, io dico una cosa, già qualche mese fa, noi napulegni che viviamo per strada, abbiamo parecchie fonti, ok? Che spesso sono fonti che ci vengono a cercare, proprio perché noi siamo al di fuori del sistema consolidato dei media e tutto il resto, certo, e ci raccontano. Allora, io vi posso assicurare che già era prima della fine del campionato, forse marzo-aprile, che ci avevano già raccontato di un incontro tra il preparatore dei portieri e un personaggio, un medio, non posso dire di più, certo, che discutevano proprio seduti a tavolino di alcuni problemi di un portiere del Napoli, ok? Ora noi non deduciamo dai vari infortuni che ci sono stati, da tutte queste attenzioni mediche, tra virgolette, che sono su Reina, deduciamo che sia Reina, cioè deduciamo che il nostro portiere titolare è già da qualche mese che fa sforzi particolari, che fa gli straordinari per poter stare in porta, perché dopo di lui c'è il nulla, cioè il Napoli non ha un portiere degno di poter sostituire Reina, un signor portiere che pure lui sta via sul viale del tramonto, però parliamoci chiaro. Esatto, certo. E lo confessano anche alcune amnesie avute lo scorso anno, purtroppo. Metà girone un poco felice per Reina, questo è pure vero. Sì, diciamo pure che ha trovato a Napoli qualcuno a cui non si sa Reina cosa abbia fatto, e l'abbia fatto pure innervosire sui social, suscitando, diciamo, vari polveroni sui social network proprio contro Reina. Però, insomma, oggi noi abbiamo anche la grana portiere da affrontare, che non è un ruolo qualunque. Noi sappiamo, certo, benissimo che quando dietro abbiamo un portiere che non dà sicurezza, traballa tutta la difesa. L'abbiamo visto per un anno intero con Rafael, d'altronde. Esatto. Che veniva a sua volta da una rottura di un crociato, se non ricordo male. Esatto, tra le altre cose, esatto, contro lo Swansea, qua che era. Sì, lo Swansea in Coppa UEFA. Io la chiamo Coppa UEFA e poi fai tu. Io sono un nostalgico. Esatto, la dopo che lo chiamo Coppa UEFA. Comunque noi ci troviamo ad oggi anche con quest'altro retro,
Qual è la tua preferenza? Dai, ti faccio io questa domanda. Per il possibile dopo Reina, eventuale possibile dopo Reina, ecco. Io direi Sportiello a questo punto, secondo me. Sportiello. Però guarda, Angelo, ci sta, c'è anche se non sbaglio Sirigu che è svincolato, non vorrei sbagliarmi, che potrebbe essere magari un profilo low cost che potrebbe subito magari prendere il posto da titolare, anche perché Sportiello, essendo anche giovane, forse non potrebbe essere pronto già da subito. Subito per una piazza come Napoli, ma probabile, ma quindi è svincolato, sì, dico, non Io ricordo al momento. facesti il secondo a Trapp nel Paris Saint-Germain. Magari in questo No, momento non sono sfugge a aggiornato me. su Sirigu, su Sirigu, devo Questo, dire no, la verità. per farti capire effettivamente Sirigu in questo periodo come è considerato, perché vuol dire che è finita nel dimenticatoio generale dopo le Però stagioni anche lui è stato però per passate. anni il titolare al Paris Saint-Germain, non È pure dimentichiamo. vero questo. Però scusate, stiamo parlando del campionato francese che ha lo stesso grado di difficoltà della nostra Serie C più o meno, perché È pure vero, il è vero. campionato francese, io ho cercato di seguirlo quando lo davano su Sport Italia, ma puntualmente mi addormentavo, cioè non c'era pensa addormentato. da quando l'ha comprato un emittente, che bella gioia, fra l'altro, in tutto Appunto, ciò. è di una noia mortale, è proprio un campionato scarso. A questo punto voi dite compra Cavani, ma secondo me Cavani in questi anni che è stato al Paris Saint-Germain ha subito un'involuzione più che Boh. un'evoluzione nella sua carriera, ecco. Comunque, guardate, io onestamente mi interrogherei seriamente sulla questione Reina. Poi c'è quest'altro caso di Sant'Onna che volevano prendere Donati, se non ho letto male, Sì. insomma l'ultima no, l'hanno preso, poi dico a voi perché mi è sfuggito No, per il momento non ancora, però il suo agente dice che la trattativa è a è buon un buon punto. punto. Sinceramente io però non la capisco neanche questa trattativa, perché parliamo di un giocatore che comunque non è che abbia fatto il fenomeno anche in Germania. No, infatti. Quindi sinceramente la vedo un'operazione di ripiego, cioè si è passati da Versalico a Fabinho, poi da Fabinho a Santon, poi da Santon a Donati. Ma io lo dicevo già qualche mese scorso, una delle ultime puntate che ho partecipato con Raffaele. Purtroppo noi ci stiamo avviando a questo. Allora io sapete che vorrei che tra qualche anno venisse fuori una maxi inchiesta in cui già erano stabilite dall'inizio le posizioni del campionato, almeno me ne farei una ragione. Certo, questo hanno stabilito tutto a tavolino, quindi era ovvio che compravamo un po' che capitava, tanto che erano già messi d'accordo in partenza, e allora me ne farei una ragione. Perché se no guardate che il calcio mercato di Napoli ha qualcosa di schizofrenico proprio. No, ma Cioè noi sappiamo da 2 mesi ormai, più o meno, che probabilmente saremmo arrivati secondi in campionato e quindi avremmo avuto accesso diretto alla Champions e ci facciamo trovare impreparati. Cioè noi non sappiamo ancora chi andare a comprare e questo è probabilmente gravissimo. rischiamo di perdere il nostro uomo leader. Questo è gravissimo. No, È ma poi allucinante. a questo punto io ti dico, l'eventuale cessione di Higuaín ridimensionerebbe anche i primi due colpi che il Napoli ha fatto, e cioè Tonelli e Giaccherini, che andrebbero bene magari inseriti in questo contesto, però con Higuaín e anche con Koulibaly, perché non dimentichiamo che c'è anche la grana Koulibaly da risolvere. Ma certo, ma di che stiamo, ragazzi, abbiamo preso Tonelli e Giaccherini. Per carità, Giaccherini è stato il migliore della nazionale di Conte, questo. Però voglio dire, non è che abbiamo visto giocare, lo dicevamo durante gli europei, non è che abbiamo visto giocare sta grande nazionale, cioè È no, vero. tutto ciò. Per carità, ma io sono convinto che se inserisci Giaccherini in un contesto di un certo tipo, Giaccherini può fare il fenomeno pure, perché cioè no, però insomma ragazzi, abbiamo messo Giaccherini e Tonetti, noi dobbiamo andare a fare la Beh, Champions League l'anno prossimo, questo è anche cioè. vero. Angelo, senti, tornando al discorso Higuaín, siamo a giovedì sera, ormai mancano pochi giorni. Il giocatore lunedì dovrebbe aggregarsi ai compagni a Di È Maro. quello che dovrebbe che preoccupa. Tu pensi che se Higuaín dovesse arrivare a Di Maro, potrebbe cambiare qualcosa tutto questo? Guarda, io non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma secondo me o perde l'aereo o gli viene un'influenza.
Dici proprio non ci arriva. c'è una cosa che stiamo pensando un pochino tutti, insomma. Che alla fine ci sarà qualche giorno di proroga e non si presenterà in ritiro, magari. Certo. Bisogna riempire prima. Quindi, questo signore non ha detto una sola parola. Non ha detto una sola parola. Quindi, già è una persona molto emotiva, perché Higuaín basta osservarlo quando sta in banchina che si mangia le unghie per capire che è una persona che soffre molto la pressione. Cioè, si vede. Sì. Cioè, è una persona che o ha la tranquillità per fare quello che deve fare, oppure è una persona che la soffre. È una persona emotiva, che si esalta quando sente lo stadio che lo fa sentire ore e si deprime quando. Voi immaginate questa persona arriva nelle importanti visite che gli arriveranno, perché non credo che a Di Maro dovesse arrivare a Di Maro, trova insomma un clima pronto ad acclamarlo, che poi farà, rimarrà a Napoli per rimorsi di tutti e alla prima doppietta tutti quanti un'altra volta sui piedi, è un altro discorso. Però io, no, parliamoci chiaro, ma fossimo io o voi, voi ci tornereste sul luogo di lavoro quando sapete che ci stanno 200 persone che vi aspettano dopo tutto quello che c'è stato, così a cuor leggero? Un pochettino ci penserei. Vabbè, sicuramente non sarà un clima molto, molto molto benevole doloroso, nei suoi confronti. Ma anche la stampa che sta aspettando, cioè, io mi immagino già la gazzetta, Mediaset sta quello di Sky che non vede l'ora, per fortuna, perché c'erano non ce la faccio, proprio, lo porterebbero loro. Proprio a spalle alla Juve, proprio perché non ce la fanno più, non vedono loro. Però comunque il giocatore potrebbe anche dire: guardate che dalla mia bocca non è uscita una parola e non ho mai detto di voler andare via. Abbiamo soltanto detto di non voler rinnovare il contratto. Magari potrebbe certo uscirsene anche così il giocatore alla fine. Certo, così, l'indo è pinto. Questo sì, io pure farei così. Però c'è un piccolo particolare, che la gente di cui non è un estraneo, che lui chiama, è il fratello. È il fratello, cioè, quindi con Cavani, con Cavani lo faceva il padre. Allora a questo punto, se Higuaín prende le distanze dal fratello, allora deve togliergli la procura, perché vuol dire che delle due l'una. Come se non sbaglio ha fatto tempo fa Hamsik con Raiola, perché se non sbaglio Hamsik non sta più con Raiola. Non sta più da tempo. Per fortuna. La procura a Raiola proprio in quell'anno in cui Raiola voleva portarlo al Milan, non so se vi ricordate. Sì, ricordo benissimo. Ed era anche quasi ed era un'operazione quasi fatta ormai per il suo trasferimento. Era un'operazione con Galli, esatto. E poi subito dopo, quell'anno stesso, Hamsik torce la procura. Allora, se lui viene e smentisce tutto, allora ci aspetteremo da Higuaín insomma la revoca della procura al fratello, perché non si spiega. Fermo restando che entrando nel merito della questione, i fratelli Higuaín hanno perfettamente ragione. Cioè, un giocatore che arriva a 20, a 29 anni cerca l'occasione della vita, cioè cerca il contratto che lo sistema fino alla fine della carriera. Certo. E cerca possibilmente pure di vincere, perché non dimentichiamoci che Higuaín quest'anno la finale della Coppa America pure un po' ce l'ha sulla coscienza. E non è la sola. Questo è vero. Cioè, troviamo davanti un giocatore che vuole vincere, però pure il signor Higuaín nei momenti chiave, sì, non è quel giocatore che ha una freddezza. Cioè, ricordate Napoli-Lazio, l'ultima di campionato di due stagioni fa? Diciamo che le ultime partite in cui doveva essere decisivo non lo è stato, anche perché ricordiamo la finale con la Germania nel Mondiale, ma le due Coppa America, la finale dello scorso anno sempre contro il Cile, diciamo in alcune situazioni non è stato proprio brillante. Sì. Però fermo restando, vi ripeto che noi siamo tra quelli che dicono che De Laurentiis la squadra la deve rinforzare, cioè noi non possiamo andare avanti così, cioè ormai ha ammesso capitalmente che non vuole vincere. Cioè, io non capisco che tipo di gestione di impresa è questa, onestamente. Cioè, è come se la Coca-Cola, ok, domani sì, gli dichiarasse: guardate, a noi ci fa piacere fare una bevanda che bevono tutti, però se la Pepsi spende più di noi non ce ne frega, vuol dire che sono più bravi. Mi sembra normale una cosa del genere? Insomma, assolutamente no. Ma io credo che sono,
credo che comunque questa situazione non può neanche andare avanti più di tanto, anche perché più si va avanti e più dopo poi diventerebbe difficile trovare il sostituto, Diventa peggio, a certo. meno che De Laurentiis non l'abbia già bloccato, però mi viene il dubbio perché poi, ma chi andiamo a prendere al posto di Higuaín? Chi potrebbe Ah, essere il posto? secondo me lascia, guardate, discorso di secondo me mette Gabbiadini, non so se si dice con Gabbiadini a questo punto, e tiene qualche primavera, che non so, ho letto che c'è stato, forse aggrega Roberto Insigne, no? Alla prima squadra, che però non so se potrebbe essere fare al caso nostro, però io penso che se Gabbiadini sta ancora a Napoli vuol dire che c'è una ragione. C'è un motivo, e questo l'abbiamo pensato anche perché il procuratore lo scorso anno, dopo un amichevole, sbottò dicendo che il suo assistito avrebbe voluto più spazio. Quest'anno, stranamente, c'è un Assistito silenzio. C'è un non silenzio, parla, e questo chissà come mai. lascia pensare. Secondo me, guardate, secondo me non va la Juve, va da qualche altra parte, però secondo me c'è La un pensiamo gioco delle uguale. parti in corso. De Laurentiis si vuole lavare le mani e quindi sta facendo il solito gioco che consueto, che sta mettendo una città contro il giocatore, no? Come ha fatto con Cavani, come ha fatto con l'Aleti, che pure voleva andare via, E che tu come ha sappia, fatto anche con lo voleva stesso andare Quagliarella, secondo me. Come ha fatto anche con lo stesso Quagliarella. via. Sì, lo schema è quello. Il Solo problema è che che Quagliarella ha avuto secondo l'aggravante che è andata alla Juve, se no E vabbè, ma forse. giustamente se lo vendi in Russia, è il calciatore tra la Russia e la Juve, è normale che ti Ti scegli la sceglie la Juve. Juve, giustamente. Sceglie la Juve, vabbè che poi Quagliarella è uno che ha fatto parecchi autogol, pure col Torino, insomma, è uno che diplomaticamente non è proprio il massimo, e secondo me non ha Decisamente. neanche un entourage in grado di consigliargli il meglio, anche dal punto di vista Beh. delle dichiarazioni che rilascia. Però io onestamente la vedo, non voglio fare un cielo di malaugurio, però io penso che Higuaín non resta, ormai e penso che lo sappia anche De Laurentiis, che ieri ha denotato molto molto nervosismo, ha denotato molto nervosismo, perché quando fa quelle uscite così vuol dire Qualcosa noi sotto trovi c'è. ragioni, o Qualcosa è sotto c'è. deluso oppure non so, mangia qualcosa che noi non mangiamo, beve qualcosa che noi non beviamo, che gli lo fa innervosire a sto punto, perché poi l'ironia della sorte, la domanda scomoda proveniva da un personaggio a cui sono state rivolte, infatti io me lo ricordo, a cui sono state rivolte proprio le accuse che vengono rivolte adesso a De Laurentiis, Ecco. cioè di essere uno un po' approfittatore, un po' accattone, Ecco, diciamo. E poi il video, che non so se l'avete letto, che oggi ha minacciato, ha querelato De Laurentiis tra le altre cose, perché dice o si scusa pubblicamente oppure insomma arrivo alle delegati delle offese che mi ha rivolto. però parliamoci chiaro, Però Angelo, alla fine Gennaro Monturi, alias Palumella, ha semplicemente detto una cosa che pensa, secondo me, gran parte di questa piazza. secondo te, però, appunto, ma secondo voi, ma vi sembra normale che davanti tra tutti i giornalisti presenti a Di Maro la domanda più scomoda venga da Gennaro Palumella? Cioè, vi sembra normale una cosa del genere? Che non c'è Appunto. un solo giornalista che faccia una domanda, tra virgolette, un po' più scomoda a De Laurentiis? Ma a me non Ma mi questo sembra, è neanche normale che al 21 luglio il signor Lorenzo Tonelli non sia stato neanche presentato. Ma anche lo stesso Giuntoli, l'abbiamo visto, se no, forse a fine campionato dopo la partita col Frosinone. parlare questo signore, Se non, solamente questo non è abbiamo stato sentito. neanche presentato lui, se non ricordo male. Cioè, mi sembra che De Laurentiis sia il ventriloquo e giunto che è tipo. Cioè, ma cioè, non con noi, non, allora il Napoli manca di una struttura societaria per una società calcistica moderna. Cioè, la struttura societaria che ha il calcio Napoli oggi andava bene negli anni 70, negli anni 80. Non va più bene, se ne è fatta una ragione anche Berlusconi, che infatti, eppure lui non riesce a venderla, per carità. Però anche lui se ne è fatto una ragione, come se ne è fatto una ragione Moratti. Ma la struttura, il peccato originale del calcio Napoli è non avere una società adeguata al
l'attuale situazione del calcio moderno. Piaccia o no, il calcio moderno è questo. Cioè, noi, queste sono cose, ripeto, e soprattutto ciò, la causa di ciò è anche dovuto al fatto che manca una stampa che in tutte le democrazie moderne è chiamata il watchdog del potere, cioè i cani da guardia del potere. La stampa in un paese normale, in una, che sia una stampa che si occupa di cronaca, di politica, di economia, di calcio, che molto spesso sono settori che si intersecano tra di loro, a Napoli non abbiamo una stampa in grado di fare, tra virgolette, il watchdog del signor De Laurentiis, cioè non è in grado di fare quelle domande scomode che metterebbero un po' De Laurentiis alle cose, ma soprattutto ci farebbero capire un po' di più di questo presidente, che per carità ci avrà tutti i meriti del mondo, sarà un imprenditore di successo, tutti voi, tu quello che volete, però noi di De Laurentiis, poi del calcio a Napoli, noi sappiamo qualcosa, cioè sappiamo, prima vuole costruire lo stadio, poi lo vuole ristrutturare, poi non lo vuole fare più, poi vuole chiedere al comune di farlo al posto suo, poi non paga, viene messo in mora dal comune, poi dice, ah, io sono rimasto ancora che a gennaio scorso doveva comprare un centrocampista bello e forte. Io sono rimasto ancora a questo. E poi ci troviamo Tonelli e Giaccherini. Vabbè, ma ormai allora, ci siamo abituati a queste cose anche quando ieri non faceva. Non ci dobbiamo abituare, ragazzi. Noi non ci dobbiamo abituare a queste cose. Perché appunto, a forza di abituarci a queste cose, noi continuiamo a restare nella mediocrità. Cioè, continuiamo ad appiattirci e a non pretendere. Questo è un peccato nostro, dei napoletani in generale. Perché a furia di dire, come diceva la buonanima di Eduardo, è cose niente. Noi siamo andati a finire, cioè fino a quando noi non reclamiamo diritti, non reclamiamo quello che ci spetta, e noi lasciamo andare tutto e correre tutto. Allora, i tifosi del Napoli al signor De Laurentiis hanno dato tanto, perché in nessuna parte del mondo in Serie C ci stanno 30.000 persone, in nessuna parte del mondo succede una cosa del genere. E allora è vero che noi stavamo, non c'eravamo i pallone, non c'eravamo. Però poi quel tempo è finito, si va avanti. Ma se la società calcio Napoli sta dove sta, lo deve anche ai tifosi, certo, che hanno fatto arrivare a questo, che hanno investito e hanno creduto nel progetto. La domanda oggi è, ma i tifosi del Napoli credono, a parte quelli che ormai proprio devoti e ormai non li chiamo con altro nome per non offendere nessuno, però, no, lasciamo perdere. Il tifoso medio ormai crede nel progetto di Laurenti? È una bella domanda. Aspetta, lancia il suo sondaggio. Voi credete ancora nel progetto di Laurenti? Lo farò, lo faremo. Guarda, sinceramente Angelo, io ho iniziato a tentennare nella stagione 2011, quando siamo approdati per la prima volta in Champions League. E in quel mercato De Laurentiis acquistò Fidelev, Donadel e Santana a parametro zero, Britos, Zemaili, e arrivò, se non sbaglio, Vargas a gennaio dello stesso campionato. Comunque è lì che iniziai a tentennare, sinceramente, perché dissi, cavolo, siamo andati in Champions, ma abbiamo acquistato Santana, Donadel, Britos e Fidelev. E sappiamo tutti che fine hanno fatto. E concludemmo con la chicca Chavez. Chavez. Però voi, allora, il problema è pure un altro, perché poi qua iniziamo ad andare in un altro settore che è quello finanziario. Io non mi voglio, se volete la facciamo una volta una puntata, però parlando, certo, di personaggi a caso, cioè parliamo di Tizio, di Caio, di Sembroni, e facciamo capire anche alle persone che ci ascoltano come funzionano certe dinamiche, perché lasciamo perdere, va, no, non facciamoci figo d'amaro, dai. Andiamo a finire su altri tipi di discorsi, perché uno, cioè, quando tu uno vedi Chavez e dice no, allora due sono le cose: o io non capisco niente di pallone, ecco, basta, oppure qualcuno, cioè, proprio è stato fulminato dal padre eterno, cioè, non si capisce, ci sono delle operazioni che non si arrivano a capire, onestamente. Eppure questo è vero. Tornando nel campo delle persone ingenue, allora io ti posso dire che anche io quell'anno, interrogandomi con altri, diciamo, ma chi se lo sta combinando? Però là lo potevi giustificare col fatto, diciamo, il primo anno di Champions è inesperto, si è affidato a Bigon, no? Perché c'era Bigon, sì,
alla fine vediamo come va. È inesperto, però noi è diventato decisivo, porca miseria. Ha maggior ragione che non si affida a persone competenti. Dice, adesso io ho capito tutto, sono diventato esperto. Ma come si fa a diventare esperto di calcio in 10 anni? Io ho fatto l'arbitro per 10 anni della mia vita. Se voi mi venivate arbitrato fino a categorie, promozione, cioè, certo. Se voi mi chiedevate persone che arbitravano ogni domenica, io mi sapevo dire vita, morte e miracoli. Ma in quei 10 anni, perché ho imparato certi meccanismi, conoscevo, ma tu che all'improvviso non conosci niente di calcio per tutta questa missione, dopo 10 anni, come fai a dire capisco tutto, avventure anche in trattative, di avventure a scegliere personaggi, quando il calcio è un ambiente pieno di volponi, pieni di avventurieri, di persone che se ne vogliono approfittare, e ne abbiamo avute tante anche a casa nostra. Cioè, alla fine ti fai fare fesso pure tu. No, che poi alla fine hai citato Volpone, ma il primo ad essere Volpone secondo me è proprio il signor De Laurentiis, anche perché, e ti faccio un'altra domanda, anche questa ipotetica trattativa per Tolisso del Lione mi sembra tutta una barzelletta, perché sappiamo benissimo che con Aulas non è difficile trattare, e abbiamo anche un precedente con questo presidente, che è quello di Gonalons dell'anno scorso. Ma allora io dico, se sei disponibile a mettere sul piatto 25 milioni più bonus, ma perché andare dal Lione per Tolisso? Ma vai dal Newcastle e prenditi Sissoko, che magari ecco, il Newcastle ecco. Te lo dà. Perché andare da un presidente con il quale hai già trattato un giocatore e purtroppo l'esito sappiamo come è andato a finire? Perché anche per Gonalons quella trattativa durò mesi e mesi. Molto tempo, troppo. Ma perché andò male quella trattativa? Perché andò male quella trattativa? Perché qualcuno, io immagino non il presidente Lione, l'ha voluta far fallire. Cioè, quando ragazzi, poi lo schema è sempre lo stesso, vengono annunciati dei giocatori, secondo me c'è qualcuno che chiama, che dà questi soffiati, perché lo sappiamo, nell'ambiente del calcio funziona così. Sta Raffaele che chiama a Angelo e dice guarda, ti do una, stiamo trattando Pinco Pallo, allora Angelo dice ah, attenzione, il Napoli sta trattando Pinco Pallo, ah, allora si scrive, la gente legge Pinco Pallo, va in coppa Wikipedia, questo, le statistiche, va bene su anche YouTube, YouTube. Pinco Pallo, perché poi funziona così, no, perché la gente questo è, va bene su YouTube e su Wikipedia chi è questo personaggio, ok? E allora qualcuno dà queste indicate, ma sono nomi completamente inutili e soprattutto non funzionali a quello che cerca il Napoli. Perché io credo che un onesto primavera del Napoli possa fare tranquillamente al caso nostro se dobbiamo prendere persone che non ci fanno fare il salto di qualità. Tolisso ci fa fare il salto di qualità, non chiedo. Guarda, devo dirti la verità, io non lo conosco e non mi lo conosco anch'io. Non lo conosco. Posso dirti che magari sono 3 anni che proponevo il nome di Wijnaldum, quello che andrà a Liverpool, che proprio oggi ha fatto le visite mediche con il Liverpool. Posso dirti che magari mi piace Sissoko, che mi piace anche lo stesso Leandro Paredes di proprietà della Roma, perché già lo seguivo ai tempi del Boca e già allora dicevo che era un centrocampista promettente. Posso dirti questi nomi? Ma parliamo di giocatori che hanno fatto dei campionati di un certo livello. Certo. Ma ragazzi, il campionato italiano è molto... Che se ne voglia dire, ok, non è spettacolare, la qualità è scesa e tutto il resto. Certo. Però è un campionato dove il calciatore deve essere un calciatore intelligente, nel senso che ci deve stare, guardate, perché è un campionato molto tattico. Ma uno che viene dal campionato francese, che è un campionato, ve l'ho detto prima, che è un campionato certo. Che... la nostra, probabilmente neanche la nostra Serie C, ma che viene a fare Napoli? A fare la fine di Grassi che non gioca neanche? Ma mi sembrano trattative allucinanti e mi dispiace soprattutto per tutta la gente che passa le ore la sera davanti a Sport Italia, davanti a sentirsi le stronzate, scusatemi il termine, che vengono dette apposta perché sta gente c'ha bisogno di fare la trasmissione. E parlando del Napoli fanno audience, c'è poco da fare. Cioè, adesso Higuain ha salvato le vendite, ma se no la gazzetta di cosa parlava? Finiti gli europei, di cosa parlava la gazzetta? Ecco, in attesa delle Olimpiadi, ma di cosa parlava la gazzetta? Di cosa parlava tutto sport? Di Pogba, della vendita di Pogba? Vabbè, tutto sport, dai due
certo livello e lascia. Ma la Gazzetta, ma il Corriere dello Sport, di cosa parlava? Che siamo, cioè, dell'udito che fa ma, viene mandato a quel paese da Bielik. Cioè, perché questo sta diventando il campionato italiano. Un signore che finalmente ha il coraggio di dire quello che tutti pensano e che nessuno dice. E cioè che in Italia abbiamo dei presidenti che si comportano in quel modo. Eh Perché prima o poi succederà anche con Napoli. Ragazzi, c'è poco da fare. Prima o poi succederà. Purtroppo, ripeto, nell'ambiente si parla, gli allenatori si parlano, i calciatori si parlano. certo. Allora, quando anche il Napoli volesse seriamente comprare Messi, ok? Messi, la prima cosa che fa è che chiama Higuain o chiama Alavés e dice: scusate, mi ha chiamato De Laurentiis. Che ne dite? E chi ne dice? Ma tu sei pazzo? Questo è vero. Questo è vero. Cioè, ormai la nomea che si è fatta è quella, i contratti di 100 pagine, perché tutta la questione sui diritti d'immagine, quando i diritti d'immagine fruttano una frazione irrisoria del bilancio del calcio Napoli. Cioè, io non veramente certe ostinazioni, io non le capisco. Cioè, veramente sono fuori dalla logica, cioè entra proprio nel campo del paranormale. Io voi mi dovete spiegare perché ci si impunta e ne abbiamo perso tanti giocatori sui diritti d'immagine, che fruttano, se non mi sbaglio, il 2%, del 3%, Pochissimo, davvero poco. è pochissimo. Cioè, ci rendiamo, allora ripeto, che qualcuno che si alzasse in conferenza stampa e dicesse: signor Presidente, mi spiega una cosa, perché almeno per capirlo, magari lui ce lo spiega pure. Dice: guarda Angelo, hai ragione, frutta tosto, però mi fa fare bella figura con i ragazzi che stanno quando vanno a giocare a 3-6. Noi dicessimo: va bene, perché hai ragione, a posto così, ci siamo fatti una ragione, ok? Ma mi spiegate per quale motivo questa ostinazione sui diritti d'immagine? Cioè, perché nessuno lo chiede? Voi immagino non ci abbiate gli accrediti per di mano, però tanta Se gente siamo che qui, si qualche motivo alzava. c'è. Se Non ho no, ne capito, avremmo scusami. fatta questa domanda. Anzi, più di L'avevate una, fatta? ecco. Allora io voglio capire perché poi ci stanno tanti ragazzi e tante testate che all'improvviso hanno cambiato idea. Cioè, da un anno a un altro hanno cambiato idea. Poi andiamo a vedere le trasmissioni, così ci vuole andare, mi ricordate al direttore qua, ma che è quello che diceva se la testa di Maro? Ah, allora abbiamo capito tutto. Abbiamo capito tutto. Perché poi tu mi spieghi da un anno a un altro, cambi completamente idea e ti vedi accreditato al divano. E allora pure i tifosi, questa è mancanza di onestà intellettuale anche nei confronti Esatto. di chi ti legge e chi ti segue. Esatto. Perché tu da un anno a un altro cambi completamente linea editoriale e uno si aspetterebbe che tu vai a Di Maro e a Di Maro chiedi: Presidente, così come scrivevamo l'anno scorso, perché tutta sto fissazione sui diritti d'immagine? Oppure perché? Non lo so. Invece non Però viene domande fatto. scomode, Invece nessuno le non viene fa, fatto. nessuno le fa. E Angelo. questo, ripeto, sì, poi vi saluto, ripeto, è No, un no, problema che no, in realtà io affronta. avevo un'ultima curiosità, in me, ti lascio continuare. Ah, ok, non ti preoccupare. Allora, le faccio io questa curiosità, però più che altro era di distacco, più che altro dal calciomercato, e buttandoci più che altro su una curiosità che riguarda domani. Tu saprai sicuramente che domani ci sono i calendari. Il Napoli già 6 squadre non le potrà prendere per tutta una serie di motivi. Fra queste c'è appunto l'Inter, se non erro anche il Crotone e le altre. Onestamente non me le ricordo tutte quante, Genoa e però Lazio, se non sbaglio Genoa, pure. Lazio, sì, insomma. C'è un pochettino. Ci sono queste 6 squadre e il Napoli poi chiaramente giocherà anche giocherà la prima in trasferta per i problemi al campo. Qual è la tua squadra preferita, o meglio, qual è quella che vorresti incontrare alla prima di campionato? Facciamo questo giochino che di solito è un giochino che si fa appunto a ridosso di questa La verità, di questa di questo calendario, vai. mi attirerò proprio alla luce di quanto è stato dichiarato ieri. Io mi auguro di incontrare la Juventus allo Juventus Stadium Subito, alla e prima? l'Italia alla prima. Visto che il Presidente ha detto che lui mette mano al portafoglio e agli acquisti dopo la prima giornata di campionato, allora io mi auguro a questo punto, provocatoriamente, di incontrare la Juventus alla prima e di prendere una sana scoppoliata. Aia, Presidente, aia. Non sarebbe proprio un bellissimo inizio, però vabbè. Credo che sia provocatorio da parte tua, però. sì, prendetela come
come provocazione, perché non si, nessuno si augura il male della propria squadra, no, è chiaro. No, io solamente non ho sicuramente gli spettatori sulla Polegna. Allora, annunciazione è una provocazione. Alla luce, alla domanda quale squadra vuoi incontrare, io vi dico, alla luce di quanto dichiarato ieri, De Laurentiis, cioè che mette mano al portafogli dopo la prima giornata di campionato, dico, voglio incontrare la Juventus allo Juventus Stadium la prima giornata di campionato e prendere una scopogliata, così De Laurentiis capisce che deve mettere mano al portafogli e fare una squadra degna di questa città e degna della partecipazione alla Champions, perché non voglio andare in Champions per fare le figuracce in Eurovisione. Certo. Ma quello che tu dici non è possibile, perché purtroppo anche molti tifosi oggi ripetono la stessa filastrocca. Ma cosa abbiamo fatto prima di De Laurentiis, oppure solo dopo i 7 anni di Maradona? Ecco. Una filastrocca che purtroppo sento e che purtroppo continuerò a sentire, ma dico io, ma perché dobbiamo... Questa filastrocca purtroppo è fomentata, è alimentata da chi vuole, dai sostenitori dei giornali, perché se la stampa, come spesso facciamo noi, a parte il fatto che i paragoni non si possono fare, perché se per la Juve avessi avuto i soldi di De Laurentiis dalla pay per view... Vinceva 10 scudetti per la Juve. E da tutti i resti, io credo che probabilmente avrebbe comprato persino Messi, conoscendo l'attaccamento che Serlaino aveva al calcio Napoli. Ma conoscendo anche l'organigramma societario che c'era allora, Italo Allodi, Dino Celentano, Giuliano, Pierpaolo Marino, lo stesso Luciano Moggi. Appunto, allora, ma poi la furbizia che aveva anche Serlaino. Serlaino era uno che aveva la cosiddetta cassina. La cassina, ecco, non è una furbizia stupida, egoistica e fine a se stessa. Anzi. È un modo di fare ragionato e comunque finalizzato a ottenere un risultato che sia virtuoso, tra virgolette, ok? Non è volto ad ottenere le 100 euro e basta. Quando Ferraino ha acquistato Maradona, in realtà il primo contratto depositato in Lega era un foglio di carta A4 legato in 4 parti e vuoto, perché erano scaduti i termini, non lo ricordo bene questo. Sì, erano scaduti i termini, poi Ferlaino sostituì il famoso foglio con il contratto vero, andando in Lega. Una segnalata. Questo è cos'è per dire a quelli che vi ricordate dell'acquisto scaduto, non mi ricordo, di l'anno scorso, perché... Di Soriano? Soriano, sì. Esatto, questo giusto. Allora, Ferlaino ci ha fatto vincere 2 scudetti, una Coppa UEFA, come facesse di fare schifo vincere un'altra Coppa UEFA, no, proprio una Supercoppa italiana, e in Napoli si è giocato lo scudetto e avrebbe vinto tranquillamente un altro scudetto se non ci fossero state delle manovre strane nella famosa partita con Milan. E poi il Napoli di Ferlaino si è giocato tranquillamente il secondo posto, il terzo posto, non soltanto per un anno ma per svariati campionati. Cioè, voglio dire, non è che mo' di provviso è arrivato De Laurentiis Napoli, cioè il Napoli era una signora squadra salute. No, ma poi il Napoli quando ha vinto quando il campionato italiano era il campionato italiano. In questo campionato c'è solo la Juventus e questo fa ancora più rabbia. Questo fa ancora più rabbia. C'era gente che questi signori, allora, se questi tifosotti in Italia c'era Van Basten, che è un signore che ha segnato uno dei gol più belli degli europei contro l'allora Unione Sovietica, roba che questi europei ce li saremmo sognati, ma stiamo parlando di tempi in cui anche l'Udinese poteva permettersi Zico, cioè che è come dire, che ne so, oggi un grande top player gioca nel Crotone, nel Chievo, cioè, ma stiamo parlando di altri tempi. Matteus, Klinsmann, Van Basten, Gullit, Rijkaard, Zico, Falcao, Rudi Völler che giocava nella Roma. Potremmo continuare per ore, ecco, diciamo. Ma io me le ricordo quelle partite, cioè era un calcio più lento, tutto quello che volete voi. Però Napoli era universalmente riconosciuta come una signora squadra, ma non solo. Quando il Napoli intavolava delle trattative, faceva paura. Cioè, nel senso che, cioè, se uno si è riuscito a portare Maradona a casa, vuol dire che era capace di sedersi a tavolino, poi sbleffava,
casa gente come Alemão, ci portava a casa gente. Gente di prestigio, chiaro. Insomma, gente che nel campionato, cioè, gente che ha i nazionali che facevano gola anche a squadre nazionali europee. Insomma, non è che andava a comprare fichi chissà dove. Certo, e questo è un dato di fatto, sperando che quei fasti magari possano tornare quanto prima. Chiudiamo con ottimismo, dai, facciamo così. Ci vuole d'altronde. Angelo, io ti ringrazio e ti lascio salutare chi di dovere. Ti ringrazio e come al solito, insomma, speriamo bene e confidiamo in un proseguo degli eventi favorevoli ai tifosi soprattutto. Magari prima della fine del mercato De Laurentiis ci sorprende, ci credo poco sinceramente, però l'ottimismo è il sale della vita. Speriamo bene, dai. Sarò il primo, voi mi chiamerete e gli chiederò pubblicamente scusa e dirò che sarà... Lo faremo tutti. Grazie ragazzi, buona serata. Grazie, ciao, a te Angelo. Ciao, arrivederci, ciao.